Oggi parleremo del disegno unico sul giacare in prima frontura, per meglio dire, in gergo si dice disegno piazzato, cioè perché effettivamente lo piazziamo dove vogliamo noi. Allora, per farvi capire, un disegno piazzato, usiamo uno dei miei modelli, può essere continuativo su tutto il capo oppure semplicemente piazzato proprio in un punto ben preciso dove volete voi. In questo cardigan, per esempio, è stato messo in basso, e se adesso riusciamo a spostare la telecamera, spero di riuscire a farvelo vedere, e in alto, in due posti precisi diversi, che hanno fatto sì che, ecco qua, io ho potuto metterli dove volevo io. Di che cosa abbiamo bisogno per realizzare questo? Certamente avete capito che non è il solito jacquard. Per lavorare, abbiamo detto, abbiamo bisogno sia delle schede, possono essere a disegno singolo, sperando che riusciate a vederlo, questa per esempio è un pavone che finisce, nel senso che è un disegno che può essere piazzato come i miei uccelli sul cardigan di prima, oppure possono essere fiori. Ma va bene anche una scheda normale a rullo, se vogliamo farlo proseguire continuato come il completo verde. Noi oggi, per fare una cosa molto semplice, useremo tranquillamente questa, e abbiamo bisogno, per poter lavorare, delle camme. Si chiamano così, sono accessori che le macchine hanno in dotazione. Lavorano su 24 aghi o su 12 aghi, possono lavorare su un singolo pezzo, oppure possono essere unite tra di loro, e adesso vediamo come. Sembrano tutte uguali, ma realmente non lo sono. Allora, questa è la camma 24 aghi, c'è proprio scritto, noi forse non lo vedremo, ma c'è una stellina e scritto 24. Poi possiede delle farfalline laterali, e adesso quando le andiamo a posizionare sulla macchina vi spiego il senso di questo. Poi abbiamo anche quelle che si possono unire, che la possiamo raddoppiare il disegno e diventa da 28, no scusate, da 48, do i numeri stamattina, sarà il caldo. Poi ne abbiamo anche delle piccole, copriamo i 72 aghi della macchina, possiamo fare questo disegno molto grande piazzato, chiaramente lo ripete tante volte quante sono le gambe che abbiamo messo, sempre su 24 aghi. Se lavorassimo questo avremmo 1, 2, 3, 4 volte, ma nel sito all'interno del punto del motivo piazzato metterò le parti del manuale che sono anche di aiuto e di con la sequenzialità perfetta da seguire. E adesso non facciamo altro che passare alla nostra macchina e iniziare a mettere le gambe. Allora, noi abbiamo montato sulla macchina questa semplice scheda. Siccome termina, è inutile mettere le grappine verdi, per capirci, queste per fermare non ci serve, tanto la scheda automaticamente ci selezionerà tutti gli aghi. E prendiamo la camma da 24, cioè questa che non ha le terminazioni, perché il motivo io lo piazzerò semplicemente sui 24 aghi centrali. Vi ricordate, vi ho detto, ci sono le farfalline laterali, ma il manuale lo spiega molto bene. Poi metto le scansioni, quindi ci sono queste farfalline. Le farfalline non sono altro che il richiamo alle farfalline che troviamo qui, per l'esattezza, sulla barra graduata degli aghi. Noi dobbiamo far combaciare questa, cioè della barra graduata, con la farfallina riportata sulla gamma, e adesso vediamo come. La gamma va posizionata, abbiamo detto, in corrispondenza del segno sui 24 aghi. Il nostro segno praticamente è qui. La 2000 per esempio era molto più comoda per le gambe, perché ce l'aveva posizionate anche sulla barra di metallo. La 3000, avendoci la barra del Modamatic incorporata, le hanno eliminate. Ah, forse
tanto per dire, controllate che sia in riga anche la barra, cioè che questa sotto non sia spostata, che il centesimo ago corrisponda al centesimo ago, altrimenti ci falsa il lavoro. Posizionata dietro gli aghi, cioè verso la barra di scorrimento, verso la profondità della macchina, deve essere posizionata. E in questo caso, a differenza del motivo Jaguar che usavamo il tasto KC, noi dobbiamo portarla sul tasto SM, che vuol dire seleziono gli aghi solo dove tu mi hai chiesto che io li seleziono. E adesso, se non ho sbagliato e non rifaccio il video ma ci riproviamo in diretta, passiamo il carrello con il filo chiaramente inserito, guardate, sperando di farvi vedere, ha selezionato solo gli aghi necessari. Ora la lavorazione è molto semplice, c'è soltanto un trucco da seguire, e per questo vi rimando al prossimo video, perché faremo proprio il trucco di avere un disegno piazzato senza forellini e senza maglie accanto. Faremo le due differenze, con e senza il trucco, molto semplice da fare.